tra impegni vari e giocate assortite, finalmente la recensione di Stronghold Crusader 2 è qui. Ora scopriamo insieme se il simulatore di castelli per eccellenza è tornato. Una piccola nota prima di iniziare. Oramai sono passati quasi 2 mesi dal lancio del gioco. Nei primi giorni dopo l'uscita erano presenti ancora numerosi bug e diversi problemi anche la traduzione. Per fortuna, grazie al continuo supporto, si stanno risolvendo. Ad ogni modo ne parleremo bene fra poco. Benvenuto a Stronghold Crusader 2, mio signore. Stronghold Crusader 2 è il seguito diretto di Stronghold Crusader, titolo rilasciato nel 2002 da Firefly Studios, casa di sviluppo ora indipendente e creatrice di questo storico brand di strategici misti e gestionali. Come nei suoi predecessori, il gioco include una campagna divisa in 5 capitoli di addestramento, purtroppo poco ispirati e carismatici, facendo risultare la campagna davvero poco appetibile. Ad ogni modo, la vincente serie di schermaglie che segue la campagna risulta più interessante, soprattutto per il level design spesso azzeccato. E infatti, grazie alle numerose migliorie tecniche del motore fisico e grafico, la formula di Stronghold Crusader risulta molto più appetibile. Ma non sono tutte rose e fiori. Il gioco non è ancora ottimizzato e vi sono molti cali di framerate. Alcuni effetti grafici come il fuoco potevano essere realizzati meglio e soprattutto il limite di popolazioni e strutture è molto fastidioso. Stanno attaccando. Sto muovendo le truppe verso il califfo. Mando all'attacco. Vieni, vieni. Seguimi. Questa è una cosa molto fastidiosa, soprattutto nelle schermaglie singolo giocatore. Infatti, più intelligenze artificiali aggiungeremo, meno unità e strutture potremo costruire, finché uno o più personaggi non giocanti verranno sconfitti. Era dello Shah, svento la fiera. Verde è molto carino. Verso la vittoria! Niente prigionieri! La caratterizzazione delle intelligenze artificiali, gli effetti sonori, il doppiaggio e soprattutto la colonna sonora sono invece spettacolari. Riprendono perfettamente lo spirito del titolo originale. A livello di gameplay notiamo un ottimo connubio tra le vecchie e gloriose meccaniche economiche con quelle più recenti di Stronghold 3, risultando molto interessanti da apprendere. Anche l'interfaccia grafica è stata rivisitata, consentendo un migliore controllo su tutta l'economia. Soddisfacenti le meccaniche di costruzione e lo spazio disponibile nelle mappe, ora molto grandi e spesso disseminate di piccoli villaggi da presidiare. Ma l'assenza delle enormi mappe di Stronghold 2 e la relativa meccanica di conquista lascia un po' di amaro in bocca. Se parliamo invece di unità militari, siamo davvero su un altro piano. Stronghold Crusader 2 rinnova completamente il comparto militare, arricchendolo con moltissime nuove unità, con abilità attive e passive. Anche le unità d'assedio sono state rivisitate, così come le torri da difesa contro le armi d'assedio stesse. Il gameplay dal punto di vista militare è quindi migliorato tantissimo, ma l'assenza di unità specifiche per fazione o comunque di unità speciali all'interno della campagna porta sempre un po' di amarezza in uno strategico moderno. Sentita anche la mancanza di fossati, genieri, scale e torri d'assedio, meccaniche fondamentali nei primi Stronghold. Molto apprezzata invece la suddivisione delle strutture orientali da quelle crociate, a partire specialmente dalle torri. Ehi, dammi del cibo, dammi qualcosa, fai qualcosa. Le truppe dello Shah stanno attaccando. Una fetta di c***o ti va bene? Tuttavia, nonostante le limitazioni tecniche, qualche errore nel pathfinding delle unità e diversi bug di desincronizzazione, il multiplayer è davvero divertente. Attualmente è disponibile una sola modalità, il Deathmatch, ma ne verranno aggiunte altre con espansioni gratuite e non. Inoltre, grazie all'editor mappe incluso, è possibile creare nuovi contenuti a breve condivisibili sullo Steam Workshop. Non potendo però personalizzare la velocità di gioco nelle partite multiplayer, risultano davvero poco stimolanti, con la raccolta di risorse eccessivamente distante dal proprio magazzino. Attendendo nuovi contenuti ufficiali e nuovi fix per i vari bug ancora presenti nel gioco, credo che Stronghold Crusader 2 sia un titolo imperdibile per tutti i fan della saga, visto il suo prezzo modesto, ed interessante per chi è appassionato agli strategici e gestionali. Ma continuate a seguirci perché non finisce qui. Grazie della visione.